E benvenuti ragazzi di Bronze di Fuoco e oggi siamo qua in un nuovo video del draft. Oggi, come avete detto dal titolo e dalla copertina, andremo a fare il draft con dei giocatori in cui andremo a scegliere sempre in ogni occasione i giocatori più vecchi che ci sono tra le scelte. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un commento, un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere aggiornati sui contenuti. E iniziamo allora, come modulo. Quindi andiamo a scegliere il 4-4-2 in linea. Allora, qua il più vecchio sarà figo, però vediamo allora. Coman, 13 giugno 1996. E beh, lui 1972, 1993, 2003 e 88. Pure William, ragazzi, è vecchio, però non come lui sfigo. Quindi andiamo a prenderlo. Praticamente, ragazzi, quando ci sono le icone saranno le più vecchie, praticamente, per forza. Ok, qua non ci sono icone, andiamo a vedere. Allora, 5 settembre 2001, 13 giugno 1996, quindi lui era nel 2001, quindi lui però è il più vecchio. Poi Vaco, 29 gennaio 1993, Nkunku, 14 novembre 1997 e De Bigna, 20 ottobre 1991. Quindi ragazzi, la più vecchia è proprio De Bigna. Ok, ci sta. Che è del 91, perfetto. Andiamo con la seconda riserva. Ragazzi. Qua vabbè, 387, 2000. Cafu e Zola, Zola è più vecchio, ragazzi. Ci tocca più a Zola. Sì, Zola, perché Zola è del 66 e Cafu è del 70. Chiamo Zola. Madonna, c'è Nico Williams. Però non è mai nella vita il più vecchio, ragazzi. Anche se penso che sia il più giovane. Porco. Ah, c'è Palmer, forse che è il più giovane. Vabbè, 2002. 1988. 94. 96. Sempre sto Coman, me lo vuole proprio dare. E 2002. Sarebbe più vecchio. Il più giovane sarebbe Nico Williams, però ovviamente. E il più vecchio, ragazzi, è Riemann. Riemann, che è dell'88. 9 settembre 1988. 1988. Soltanto quel ben di Dio che c'era, ci tocca più a lui. Vabbè. Ragazzi, il cigno. È lui che dobbiamo prendere, eh. È lui che è del 31 ottobre 1964. E prendiamo proprio il cigno. Oh, buono il cigno, bello. Questo me sa, eh. E beh, 47 per forza, Johan. Grande. Grande Johan Cruyff. Andiamo con i difensori, va. Qua ci sono tanti buoni. Però non può essere più vecchia Iat. Cioè, non può. Del 99, del 96, del 2002, del 98. Godo Gomez! Bravo, Godo Gomez! Del 23 maggio 1997. Madonna, meno male, se no sarebbe stata lei. Tra tutto questo ben di Dio sarebbe stata questa qua, Iat. Che era del 98, però arriva Gomez in salva, in corner. Grandissimo. Andiamo col secondo difensore. Un po' una merda. Dai! Ragazzi! Ragazzi, c'è Van Dijk 99. Ma però c'è Alderweireld, che sarà lui sicuro. Porca puttana. Tamezze 94. Sulle 95. Alderweireld 89. Ah, pure Kier, però. Kier, non so come cazzo si pronuncia. È dell'89. Però vediamo. Oh, anche dello stesso mese, anche marzo. Tutte e due marzo. Però ragazzi, Kier del 26, invece Alderweireld è del 2, quindi Alderweireld. E Van Dijk, guardalo, del 91, Van Dijk. Mannaggia, ma che cazzo, 99, ragazzi. Vabbè, raga, ci tocca più Alderweireld. Ma zio, porco, ma non si può, facciamo pure intesa con Gomez. Ah.
Che Rosic. No, ma qua non sarà mai Semik. Non sarà mai lei. 88, 90, 94. Beh, 97, 95. E allora ci tocca prendere Ukija dell'88. Perché c'è Unnerstall del 90. Provedel del 94. Semik, questa qua che la volevo, nel 97. E Rajkovic nel 95. Quindi ci tocca prendere Ukija. Ah, ragazzi, questo draft sta andando un po' schifo, eh. Qua c'è Di Lorenzo, ma non sarà mai, perché c'è Carvajal, che sicuro è lui. Vabbè, allora, Di Lorenzo 93. Vabbè, Hollingshead 91. Carvajal 92. Ah, pensavo, allora lui è il più vecchio. Carvajal non è così vecchio alla fine, eh. È quasi come Di Lorenzo. Ma nemmeno Di Lorenzo. Ok, 97, 94. Niente, ci tocca prendere Hollingshead. Ragazzi, l'intesa, come la faccio l'intesa io? Attaccante, oddio! Oddio, potrebbe... Del 76. Il 78, godo! Allora, c'è Ronaldo, il fenomeno, che è del 76. Drogba, che è il 78, quindi è più vecchio Ronaldo il fenomeno. E poi, vabbè, qua c'è Martinez 93, Igalo 89, Girelli 90 e basta. E quindi, ragazzi, ci prendiamo il fenomeno, sì, un mico. Centrocampista. Ragazzi, c'è Vieira, ti prego, Vieira. Allora, però, c'è Goretzka del 95, Thuram del 2001, Vieira del 76, Schweinsteiger dell'84, buonissimo. E Condombia nel 93. Godo, ragazzi, godo. Ci tocca. Guarda, non volevo proprio Vieira, non lo volevo, eh. Pato, che bello. Altro centrocampista centrale. Mi sa Sau, eh. Allora c'è Percival. Percival 89, Luis Alberto 92, João Moutinho 86, Sawa 78 e Valverde 98. E ci prendiamo la grande Sawa, che non ho mai usata neanche in sto gioco. Buono. Terzino sinistro. Allora, raga, Kadrioglu c'è. C'è Kadrioglu, pure Mendy è fortissimo. Vediamo. Kadrioglu è il 99, già lo so. Lamte è il 2000, Midi è il 95, Carmona è il 2000 pure lei, e Rahum del 98. Quindi, ragazzi, ci prendiamo Mendy. Buono, Mendy, buono. Raga, qua pure l'intesa stiamo farmando queste icon. Esterno sinistro. Raga, mi sa Ginola però, eh. Allora, vediamo. Kostic 92, Ginola 67, Garnaccio 2004, Rodman 2002 e Nanasi 2002. Vabbè, Ginola, che non ho neanche mai usato in questo gioco. Attaccante, tanto qua abbiamo Cruyff, quindi cazzo ce ne frega. Broja 2001, Suarez 97, Caputo ragazzi, Francesco Caputo dell'87, Kucsta del 97 e Origi del 95. Ciccio Caputo, ragazzi, è il nostro attaccante, però noi facciamo così, sinceramente, tutto quanto l'amore del mondo per Ciccio Caputo, però sarebbe pure Van Basten, ma ragazzi, Cruyff R9 attacco, madò. Ci sarebbe giusto un difensore assurdo, tipo. Ragazzi, c'è ancora Cafu. Ed è lui per forza, stavolta, oh. Allora, Frankowski del 95, Koivisto del 94, Suazo del 97, Bastoni del 99 e Cafu del 70. E stavolta Cafu. Oh, eccolo qua, guarda qua che bella. Bella roba. Andiamo con un altro difensore in teoria, è brutto questo, eh. Allora, Ainhoa Morasa, 95, Spinazzola del 93, Lardez del 94, Liena Hart del 96 e Andersen pure del 96. Quindi il più vecchio, ragazzi, è Spinazzola. Sarà Billy, però, vediamo. Vabbè, Abile 84,
Vabbè, Di Marco del 97, Rodri del 96, Diaby del 99, Honorat nel 96. Quindi, raga, ci tocca prendere Abili, che in realtà è forte. Togliamo Sawa. Anzi, vediamo un attimo. COC. Sì, ragazzi, togliamo Sawa. Eccola qua. E raga, sto Alderweireld qua mi sta sul cazzo, eh. Brutto. Sanchez 2000. Katarina Macario 99. Zawistowska 99, Dani Ceballos 96 e Jeremy Pino 2002. Quindi il più vecchio è Dani Ceballos, ragazzi. Qua ragazzi, me sa, eh. Show 97, Di Maria 88, Salmon 2001, era Lionel Messi 87 e Mertens pure 87, attenzione. Attenzione. Messi del 24 di giugno, Messi 24 giugno 1987, mentre Mertens del 6 di maggio 1987. Quindi ero convinto di prendere Messi, in realtà c'è Mertens che è ancora più vecchio. E ragazzi, concludiamo in bellezza con, vabbè, Eusebio del 42. Berenguer del 95, Clara Mateo del 97, Aldausari del 91 e Rashford del 97. Però ragazzi, c'è cioè Eusebio. Però non lo metto perché abbiamo Cruyff e R9. Come lo scorso draft, come lo scorso episodio. Ragazzi, ritornano, eh. Portiere, dammi uno buono, per favore. Oh. Ragazzi, Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma, cioè. Però non sarà mai, vero? No, c'è cioè, consiglio l'87. Baumann 90, Donnarumma 99, Chevalier del 2001 e Zentner del 94. E qua allora dobbiamo prendere consigli proprio da Donnarumma. Allora, l'intesa qua è un po' così, eh. Perché le icone ci ha dato tutte quante nei stessi ruoli. Cioè, in difesa ci ha dato niente di buono. Cioè, ci ha dato solo il Cafu qua. Niente. Prendiamo Baroni, così almeno possiamo mettere Mendy al posto di Spina subito. Questo qua diciamo che ci fa un bel bucio. Proprio di quelli proprio. Di quelli belli, gustosi di bucci. Se fa questo. Madonna, che squadra c'ha. Sì, o cane c'ha una squadra dei vecchi. Vai, Yon. Vai, Yon. Vai, Yon. Dritto. Dritto. Dritto, cavallo. Dritto cavallo del West. No. Vai R9. Vai Renault. Vai Cruyff. Puttana, qua ci ho provato, potevo andare avanti. Vai Ginola. Ginola. Che parata, signori. No, ragazzi, il lag. Non si può giocare con lag, ragazzi. No. Dai, bro. Ma cos'è anche oggi? Oh, ma che cazzo succede? Però ho fatto due partite di prova, non è successo niente. Cioè, prima, oh, non è successo un cazzo. Sì, ma dai, ma che palle, oh. Vai Johan, vai Johan, vai Johan, vai Johan, grande, grande gol, nonostante il lag. Cioè il gioco mi vuole nerfare, porca troia, mi vuole proprio nerfare. Brava, ancora brava, è bravo, è un maschio, è consigli quello. Lo consigli. Vai R9, R9. Cazzo, sto palo sempre. Vai Figo. Merda.
cala il sipario sul mezzo. E si vince la prima partita, signori. 1-0. E beh, questo qua non è fallo, c'è la stessa cosa che ho fatto io prima. Vai, Johan. Bravo. Bravo, Johan. Bravo, Johan. Coglione. Leccami sta ciola di minchia, coglione. Giochi solo con R1, va. No, va a cagare, va. La cede a Kerr. Contrasto efficace. Va. Va a campi, quello. Oh, dai, ma come cazzo giochi, fratello? Come dai, poi gli arriva sempre. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Ah, bravo, complimenti ragazzi, un applauso a lui che è fortissimo, non è che fa solo così. Fa così, porco. Guadagna metri. Sì, dai, ma non l'ho neanche toccato però. Questo rigore può valere vantaggio. Questo gioco in cartellino il provvedimento disciplinare oltre al rigore. La rincorsa di Rashford. Ma tutti la tirano. Una volta lo tireranno da dove butto io. Della sfiga più assoluta è l'avversario con più culo e no skill di tutti che vince. Perché c'ha culo e usa le cose no skill. Cioè questa è quella partita, ragazzi. Dai, guarda come. Guarda, cioè questo qua fallo, ma io non lo so. Poi segna tutti i più 3 adesso non è filtrante. Oppone con sicurezza qui il portiere. Attenzione ed è guarda, fammi sto rigore, bravo, 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 bravo. Sempre là, bravissimo, fortissimo sei. Vaffanculo gioco di merda. Vabbè ragazzi, questo video dei giocatori più vecchi è finito. A sinistra vi lascio due video che vi potrebbero interessare. In basso a destra invece vi lascio il canale per iscrivervi. E da me FC24 e la squadra dei vecchi è tutto e ciao.